Bella ragazzi e bentornati in un nuovo video sulle E3 2018. Questo E3 è veramente incredibile, anche perché dopo la stupenda conferenza Microsoft, che secondo me è rimasta al primo posto, anche se ancora c'è la conferenza Nintendo, che non si sa mai, ragazzi, potrebbe veramente tirarci fuori il sorpresone, però sono veramente devastato perché penso di aver fatto tutte le conferenze tranne quella Bethesda e sono stanchissimo perché appunto penso di aver dormito 3 ore. Però chi se ne frega, vediamo di tirar fuori un attimo quello che mi è piaciuto di più della conferenza Sony. E io direi appunto di prendere il solito taccuino, e il taccuino che poi è un quadernetto, e prendere un attimo le varie situazioni di questa conferenza Sony, perché a parte tutto è andata molto sul concreto, quindi poca roba ma buona. Il problema è che quel poco non è riuscito a sovrastare, secondo me, la conferenza Microsoft, in quanto a conferenza, non in quanto a esclusive. In quanto ad esclusive se ne può parlare, però iniziamo a dire che effettivamente quando abbiamo visto The Last of Us 2 io mi sono abbastanza emozionato nel gameplay, quindi non nella scena cinematografica ma nel gameplay, perché l'ho visto molto vicino all'1, con ovviamente delle migliorie grafiche, però l'ho visto veramente molto vicino all'1. Poca roba nello schermo, tutto dedicato all'immagine e poca interfaccia, e soltanto nella parte in basso a destra. Mi è piaciuto molto perché è molto pulito, veramente essenziale. Mi ha fatto veramente tanto piacere vedere di nuovo The Last of Us e soprattutto vedere quella qualità nei combattimenti e nello sfruttare le varie armi a nostra disposizione. Ovvio che, vi ripeto, ero e sono ancora abbastanza stanco. Preferisco vedere ancora meglio la situazione, riguardare qualche video e poi magari tornarci su. Però devo ammettere che effettivamente si ha sempre la paura che sia una cosa, non il vero e proprio gameplay, ma una cosa comunque costruita per il trailer. Se dovesse essere il vero gameplay, tanto di cappello per l'ennesima volta. Poi ovviamente vedere come cresce Ellie, come sarà la situazione, un po' alla parte finale di The Walking Dead, dove alla fine gli zombie vanno in secondo piano e comunque clicker e cavolate varie all'interno del gioco vanno in secondo piano e si comincia a lottare contro altre fazioni, e questo è una delle cose che probabilmente The Last of Us 2 ci farà vedere. Quindi Ellie che ha una relazione con un'altra donna e quindi incominciano ad avere rapporti con gli umani, scontri tra fazioni, e potrebbe essere veramente interessante anche poterci interagire, vedere un po' come si sviluppa, anche se credo che sarà sempre molto cinematografica come storia, quindi in una strada sola, penso. Un'altra cosa che mi ha stupito abbastanza, sempre mediamente, Control mi ha dato l'impressione, nei primi momenti stavo per dire, ma che è Quantum Break 2? No, è Control, se n'era parlato, e anche quello lì è veramente molto interessante, soprattutto i poteri della ragazza di poter controllare tutto, è veramente interessante il gameplay, perché se tutto quello che è all'interno della stanza si può muovere, si può spostare e puoi gestire varie tipologie di attacco, gestire varie tipologie di situazioni, tanto di cappello anche per questo gioco, perché nonostante non abbia sorpreso molto, secondo me è interessante davvero tanto. Io sinceramente continuo a pensare che Kojima ci stia prendendo per il culo, perché non lo so, ma Death Stranding non lo riesco a inquadrare, ragazzi, sinceramente non riesco proprio ad inquadrarlo, non lo riesco a capire. Hanno fatto vedere tanto gameplay, se quello era il gameplay, ma di Norman Reedus che porta delle scatole, o chi per lui. E ok, va bene, ci sta, ma cosa sta portando? Perché se il piccolino è dentro quella sorta di, che ne so, delle scatole, cosa c'è? Perché c'è tutto questo trasporto? Perché queste tute? Perché
che cosa c'è in giro nel mondo. Una volta tolta la tuta, si fa vedere che comunque c'è una sorta di contaminazione, forse per quello porta delle tute, quando si avvicinano quelle varie entità, quelle creature, c'è una sorta di contaminazione perché inizia a diventare tutto rosso. Ma che cavolo è Death Stranding? Cioè, voi avete capito che cos'è Death Stranding? Cioè, avete capito che tipologia di gioco è? Cosa bisogna fare? Basta stare dentro l'ombra, perché sennò io sinceramente non ci capisco più nulla. E non lo so. Kojima, fai qualcosa. Vieni qua, spiegamelo. Volevo passare abbastanza velocemente per COD 4, Call of Duty 4, ma la cosa che mi ha fatto più piacere è appunto che il gioco bonus del PS Plus, e che quindi potete andare a scaricare adesso, è Call of Duty Black Ops 3. Quindi potete andare a scaricare, provare, se non l'avete mai fatto, vi posso assicurare che il divertimento c'è. Spider-Man devastante, a me è sempre piaciuto Spider-Man, e soprattutto vedere tutti questi nemici all'interno del gioco mi fa pensare che comunque abbiano proprio messo tutti i nemici di Spider-Man all'interno del gioco, e probabilmente saranno tutti i boss che dovremo affrontare. Questa cosa mi piace molto e mi dà molta più spinta a prendere il gioco, perché comunque quando uno prende un gioco di livello come Spider-Man, Batman e tutto, è perché lo prende, perché vuole tornare a guardare, a vedere quei personaggi. E se tu mi metti tutti i cattivi della saga di Spider-Man, sono veramente uno dei primi a farci non un pensiero ma due. Nioh 2 non è stato un gameplay, quindi effettivamente c'è stato soltanto l'annuncio, questa sorta di taser di annuncio. Nioh 2. Andare al 2 mi ha portato sinceramente, mentre vedevo appunto l'uscita di questo taser, a dire: Ale, ma perché cacchio non hai ancora preso l'1? Ci stiamo avvicinando alle ultime due cose che mi hanno impressionato di più della conferenza Sony, che appunto sono Ghost of Tsushima. Io sono rimasto senza parole per la grafica, per il comparto tecnico, per il combat system. Non ho ancora parola adesso, non so che dirvi. E ha un combat system veramente devastante. Riportarci nella Cina. Io voglio capire che cavolo è, e cercherò di informarmi il più possibile su questo gioco, perché la curiosità è aumentata del doppio rispetto a prima. E poi si chiude con la mia infanzia. La mia infanzia, dove con gli amici, con mio fratello, con i miei fratelli, ci si chiudeva in una stanza, si chiudevano le porte, si abbassavano le tapparelle, si chiudevano le tapparelle, completamente buio, televisione, PlayStation e PlayStation 1, memory card e Resident Evil 2. Resident Evil 2 per me è storia, per me è uno dei giochi più belli, lo so a memoria, e avere un remake, rifatto da capo, potrebbero esserci anche delle cose diverse, però ritornare a Raccoon City, stazione di polizia, situazioni incredibili e tanto horror, perché questo è il problema, è che hanno tolto tanto horror, ok? L'ultimo Resident Evil ovviamente ne aveva anche troppo, però nel resto lo avevano tolto. Lo abbiamo ripreso con l'ultimo Resident Evil, ma io sono sicuro, ragazzi, che questo remake sarà ancora più bello dell'ultimo Resident Evil che hanno fatto. Assolutamente sì, ne sono quasi certo, ragazzi. Sarà più bello perché ci riporta al vecchio stile di gameplay, al vecchio modo di giocare a un Resident Evil, e io so per certo che il 2 è il più bello di tutti. Per me, spero anche per voi, ma il 2 è il più bello di tutti quanti i Resident Evil. Quindi diciamo che effettivamente di tutta questa conferenza Sony, dove sono andati veramente al sodo,
Death Stranding, The Last of Us 2. Eppure ho molta più curiosità per Ghost of Tsushima e Resident Evil 2. Sono i due giochi che aspetto di più. Mi sarei aspettato veramente tantissimo per The Last of Us 2 e invece mi danno più curiosità Ghost of Tsushima e Resident Evil 2. E io direi di chiudere il video così, proprio dicendovi: questi due giochi li controllerò veramente molto bene, anche perché il signor Resident Evil esce a gennaio. Non vedo l'ora, ragazzi. Grazie a tutti per aver seguito anche questo speciale, questo mio pensiero sulla conferenza Sony. Vorrei fare anche un approfondimento su Assassin's Creed e Skull and Bones, che mi hanno colpito veramente tanto. Voi sapete, chi mi conosce e mi segue da tempo, quanto io ami i pirati, le storie sui pirati e i videogiochi sui pirati. A questo punto, voi lo sapete, no? A questo punto io mi sto chiedendo: voglio Skull and Bones. Skull and Bones. Skull and Bones. È arrivato il momento di capirci qualcosa di più, perché questo è figo. È figo tanto. E Resident Evil 2. Dai, ragazzi, sono due giochi che veramente, forse tra tutta la conferenza, magari meno cagati, ma... No, Resident Evil 2 è top, col cacchio che è meno cagato. No, assolutamente no. Resident Evil 2 è uno dei top della conferenza. Però vabbè, tutti aspettavano The Last of Us. Io intanto vedo di riprendermi un attimo, perché ragazzi veramente sono disintegrato. Adesso cercherò di montare questo video, di farvelo uscire entro oggi, che è il 12. Poi vi faccio uscire anche la conferenza Microsoft, che però è in ritardo perché doveva uscire ieri, ma i copyright mi hanno fottuto. E poi farò uscire anche una cosa a parte su Odyssey, Assassin's Creed Odyssey. Farò uscire un video dedicato completamente ad Assassin's Creed. Ci vediamo appunto in questi video. Ragazzi, commentate in tutti questi video delle conferenze, in tutti questi video su nuovi giochi, commentate, perché è bello sentire la vostra opinione. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti, un ringraziamento soprattutto a tutti gli sponsor. Vi farò vedere come al solito nella lavagna, nel lunedì della Miracle Nation, durante le live. Grazie a tutti, un bacione, al prossimo video.